Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Passo Jack. Questa volta ci troviamo su God of War 2. Signori, siamo usciti qui nello scorso gameplay. Abbiamo raggiunto la tana di Tifone. Abbiamo ottenuto il suo arco, ovvero il flagello di Tifone. E adesso, grazie a questo flagello di Tifone, possiamo finalmente tornare indietro e fare robe. Per esempio, uccidere quel poveraccio che ha dato il fuoco praticamente agli umani e non doveva farlo. E quindi niente, adesso possiamo farlo fuori e poi poter scappare da qui in modo così raggiungiamo le sorelle del destino. E vabbè, quindi adesso dobbiamo tornare indietro. Questo bellissimo arco, eccolo qui. E mazza, sto pure morendo. Wow, è da un po' che non gioco a God of War, sinceramente. Non mi ricordavo che c'avevo così poca vita. E vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. Allora, quindi adesso torniamo indietro. Tranquilli, tranquilli. Passiamo da qui. No, qui però avevo lasciato qualcosa. Vabbè, il mana. Non mi serviva niente. Vabbè, io adesso lo prendo, ma mi serviva l'energia. Vabbè, fa niente. Allora, da qui, dove dobbiamo andare? Perché sinceramente non me lo ricordo. Allora, ok, lì. Spacchiamo questo. Perfetto, siamo di qua. E poi qui. Perfetto. Possiamo salire. Ok, perfetto. Continuando a salire, andremo in qualche posto strano. Sinceramente non so dove. Ok, vabbè, fa niente. Allora, dobbiamo salire lì. Qui però se ci vado, vabbè, torniamo indietro. Quindi alla fine è inutile. No, no, ci devo andare adesso perché lì non ci possiamo andare. Va bene, andiamo. Ti devo uccidere, lo so. Aspetta, allora mo ti posso sparare perché c'è il flagello di Tifone. Scendiamo, lo possiamo uccidere subito. Ok, sto qua, amico mio. Mi spiace, però mi tocca. Guarda, adesso è morto. E che cosa ci ha attivato? Ah, ok. Ci ha attivato qui. Hai liberato Prometeo dal supplizio degli dèi. La sua carne ha contaminato il fuoco dell'Olimpo, unendo adesso la forza dei titani. Queste ceneri ti conferiranno una grande forza, Kratos. Portale con te e sfrutta questa forza per sconfiggere i nemici. Prometeo, ok, perfetto. Meno male che ce l'ha ricordata già che si chiama Prometeo. Che io sinceramente non me lo ricordavo. Vabbè, adesso dobbiamo tornare indietro. Oh, ma lì ci sta qualcosa. Come se ci arriva? Quello è bello, non lo so. Lascia che l'ira dei titani rinforzi le tue È l'ira dei sbarre. titani, perfetto. Vabbè, proviamola, dai. Oh, vabbè, siamo tutti infuocati. Trofeo grande, grosso e arrabbiato. Vabbè, è figa. È più figa l'ira dei titani che l'ira degli dèi, comunque, è da dire. Stiamo morendo, per fortuna sono riuscito a pararmi. Nope. Dammi la vita, stronzo. Ok, adesso si può anche disattivare, per fortuna. Una cosa buona, perché nel primo God of War non si poteva fare. Ok, ridacci un pochino di vita, stronzo. Ok. Spostiamoci un pochino, spariamo un po'. Vai, vai. Liscio. Vai ancora, 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 ancora. Che ci divertiamo un pochino. Veniteci, veniteci. Oppela. Che volevi fare, eh? Che volevi fare? Ma levatele dal palle, dalle palle. Ok, dai, tu che vuoi fare? Minotauro di merda? Che vuoi fare? Che questo è più merdoso rispetto a God of War 1. Tiè, guarda, è morto subito. Vabbè, dovevo fargli la mossa di prendermi un po' di vita, però vabbè, fa niente. Comunque ho visto lì sopra che ci sta qualcosa. Il problema è, come ci arrivo? Non lo so. È che qui non puoi spaccare. E qui non puoi. Ci devi arrivare da un'altra parte. Il problema è, come si ci arriva? Balla a sapere. Vabbè, oh, non è un problema, se non li prendo. A meno che. Ah, da qua, forse. Lì vedo una catena. Ho visto la catena. Forse da lì, forse da lì. Forse l'ho già trovato involontariamente. Proviamo. Esatto, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Olè. Perfetto. Abbiamo preso anche una piuma e un occhio. Occhio. E infatti, occhio. Di qua che c'è sta la piuma. Perché ho visto un altro scrigno. No, questo qua è globi rossi. Perfetto. Vabbè, pensavo che era un altro scrigno con dentro una piuma. Vabbè, non è un problema. Adesso possiamo risalire. Tornare indietro. E forse adesso possiamo liberare. Pegaso, non mi veniva il nome. Pegaso, vabbè, adesso torniamo indietro da qui, tranquillamente, facciamo così. Perché siamo fighi. Lì sopra pure sta qualcosa, però. Che cavolo. Dai, venite qua, stronzi. Sì, vabbè, lo so, comunque gioco, non ti preoccupare. Perfetto. Levete, levete. Vai giù. Merda. Ok.
Dicevo, veniteci, stronzi. Uno per uno, uno per uno, ce n'è per tutti. Vabbè, però tu sei stronzo, eh. Vieni qua, vai di sotto, che neanche te stai a regge. Vabbè, dai, lì sopra. Lì robe ci stanno, però lì non so come se ci arriva. Qui non vedo neanche robe per arrampicarci, quindi non lo so. Ah, me non mi serve adesso la vita. Vabbè, possiamo andare avanti. Qui che? Ah, per caricarci l'ira, perfetto. Perché qui si via l'ira dei titani, infatti. Sfera di ira dei titani, sì, ok, perfetto. Dobbiamo fare così e con l'ira dei titani fare così, perfetto. E qui per fortuna si può disattivare. Una cosa buona. Perché nel God of War 1, se vi ricordate, non si poteva disattivare l'ira dei dei. E quindi la spiegavi. Oh, salve, come state? Tutto bene? Eh? Che mi raccontate? Che si dice? Che si dice? Che si racconta in questa caverna cavernosa? Eh? Che si racconta? Mamori. Schifoso. Lezzo. Ok, stiamo tornando indietro, signori, eh. Ci sta aspettando Pegaso. Chissà se sta bene, se sta male, se ci siamo mancati o meno, non lo so. Non lo so, a proposito, quante sfere abbiamo? 1200, 2005, potenziare le spade che... Ancora no. Ancora no, bisogna aspettare. Beh dai, fa niente. Andiamo avanti e poi dopo ci arriveremo, non è quello il problema. E là, stronzi, come state? Quelli là di prima non mi hanno raccontato niente. Voi invece che mi raccontate? Non si dice niente qua dentro. Cioè, che cazzo, siete muti quanto la merda. Ma che è? Mamma, ribatene la fangulo. Ok. Io non salvo perché tanto faccio l'accab. Prossimo salvataggio salvo. Quello mi segue. Io vado prima. Ah, ah, Suka, non mi raggiungerai mai. Io sono più veloce di Hermes, che cazzo. Non mi raggiungerai mai. Corri, corri. No, vabbè, dai. Completismo, completismo. E si può fare anche questo, che nello scorso gameplay non l'ho fatto. E si può fare qua, vedete? Cioè, che figata. Questo qui pensavo che da qua non si poteva fare ad accrappato sopra. E invece, tranquillamente, fai così. Quelli non ti attaccano. Se vuoi fare un po' più di danni, fai così. Oh, mamma, è schifoso. E leve. Cioè, è più comodo, alla fine. Però poi vi ammazzo così, perché sono più figo. Ecco qua. Però non ti puoi parare. Almeno questo qui non lo puoi fare. Però... puoi fare la presa. Ok, dobbiamo andare di qua. E si va subito. Di velocità incredibile. Piottando tantissimo. Ci mettiamo qui sopra. E siamo ritornati da Pegaso. Che bello. Eccoci qui. E qui stanno le dita. Mo, che devo fare? Devo attaccarle? Che io non mi ricordo. Non mi ricordo. Proviamo, vediamo. Perché non lo so sinceramente. No, rimane così. Però poi dopo scende, infatti. Quindi non lo so, vediamo. Devo sparargli? Ah, forse con l'ira dei titani? E infatti, con l'ira dei titani. O a meno che anche senza ira dei titani, no, mo la uso un pochino così. E poi dopo la spengo subito. Perché sennò... vai, perfetto. L'ho riparato Pegaso. Ok. Spegnila però adesso, ok, perfetto. Forse anche senza ira di titani, però che ne so, ho pensato, titano è grosso, serve più potenza di fuoco, che, non lo so, io ho pensato così. Vabbè, oh, non è un problema, dai, l'abbiamo tolta. Andiamo, Pegaso, verso l'infinito e sorella del destino, perché ci sta. Li voliamo fuori, perfetto. Abbiamo anche il flagello di Tifone adesso, quindi l'ira dei titani qua proprio abbiamo fatto compere alla stragrande. Va bene, stiamo uscendo. Ah sì, vabbè, sì, la carica in avanti, lo so, lo so. Che succede? Che ci sta? Quel Kratos è l'isola della creazione. Lì abitano le sorelle del destino. E lì ha inizio il tuo viaggio verso il tuo vero fato. L'isola è irta di pericoli. Per impedire a chiunque di raggiungere le tre sorelle del destino. Il potere delle sorelle ti permetterà di tornare all'esatto momento in cui Zeus ti ha tradito e ucciso Kratos, cambiando così il tuo destino e quello degli altri. Va bene, adesso stanno arrivando anche gli stronzi. Ah beh, adesso si può usare anche in volo il flagello di Tifone. E venite, c'è stronzi. Ecco, perfetto, ci sono venuti. Ci sono venuti. Liscio. Olè, liscio, liscio. No, beh, adesso non serve il flagello, quindi. Ecco, perfetto. Quello lì alla fine ci ha preso. Ok. Devo usare di più L1 R1 per spostarmi. Per forza.
Ok, questa qua sarà una squadriglia di grifoni che mi vogliono fare fuori. No, non so, grifo, sarpie. Vabbè, oh, veniteci qua. E veniteci, no? E caccate, sto aspettando. Vabbè, comunque, la squadriglia di arpie. Eccole qua. Perfetto. Dai, 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 venitici, tanto sto qua, eh. Ce n'è per tutti, su. Finiti? Ah, vabbè, finiti. Cercate questo. Ok, l'ho presa. Ok, mazza, ancora lontanina comunque l'isola, eh. E invece, che cavolo, dai, Ah, io ho mai fatto male, stronzo, eh. Questa qua non te. Non va bene, no. Questa me la paghi, hai capito? Questa me la paghi. Perché c'è, che cavolo. Oppela. Che vuoi fare? Sì, ancora, ne vuoi ancora? Oh, e va giù, il tuo padrone è morto. E anche te, grifone di merda. Ok. Perfetto, mo tocca a te, testa di cavolo, è morto l'amichetto tuo, mo tocca a te, lo devi raggiungere, mi si è capito? O non mi si è capito? Eh? No, mi si è capito, mi si è capito. Vai giù, merda, perfetto. Stiamo raggiungendo l'isola, signori, e voi non ci fermerete neanche se ci pagate oro. Vabbè, non lo so, forse 1 milione ci sta, dai, no, non è vero. Ok, perfetto. L'isola però non ci raggiunge, mi scusi? È lenta l'isola, non siamo lenti noi, ma è lenta l'isola. Vabbè, oh, la, no, mi ha preso lo stesso. E sei una merda, vabbè, mi hai preso lo stesso, e sei una merda lo stesso. E vieni qua. Oh, liscio. Oh, che fai? Mi sparate, mi sparate, eh? Mi sparate, mi sparate, voglio sparare pure io, però, cioè, se non mi date il tempo, vieni qua. Ok, perfetto, facciamo fuori anche te. Oh, quanto mi dispiace. Pancia sciotta, e vai di sotto. Poveri grifoni, cioè, poverini. Come gli tagliamo male le ali, poveri. Vieni qua, vieni qua. Beccate questi, i missilotti. Tiè, 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 tiè. Ma li prendiamo almeno, sì. Oh, cavolo, madonna, ci è arrivata tipo una cannonata incredibile. Ok. Tu che vuoi fare? Oh, salve. Come stai, tutto bene? È finito? Ma vattene di sotto, stronzo. Tiè. Madonna, tagliato in due. Forza, vieni qua. Perfetto, è rimasto tanto. Il tuo grifone? Oh, non riesco a prenderlo. Vabbè, faccio fuori così, non è un problema. Oddio. Di nuovo te! È tornato di nuovo lui, signori! Di nuovo lui è tornato, eh! E? Che succede? Niente, inseguimento epico, perfetto, dobbiamo farlo fuori. Ci riusciremo? Non ci riusciremo? Questo è un boss comunque, eh. Sicuro al 100% è un boss. Se ti sparo? Non gli posso sparare adesso, perfetto, vabbè. Vai, 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 vai. Attacco pesante, un pochino di attacchi pesanti perché ci sta. Che vuoi fare? Che vuoi scappare? Vuoi scappare? No, non ti faccio scappare. Aio, quello fa male però. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vabbè che basta, ho rotto. Dai, su, siamo vicini all'isola, comunque. Forza, mori. Oh, mi spara. Ok, ma rincoglionito. Sta scappando. Vieni qua, stronzo. Dove vai? Oh, di nuovo sta cosa, eh. Che palle. Giù. Perfetto. Su adesso, immagino. No, destra. Olle. Sopra adesso, per forza. E infatti. Adesso di nuovo giù. No, sinistra. Destra. Dai, non so che è destra. No, perfetto. Di nuovo combattimento epico, signori. Siamo di nuovo qua. Perfetto. In testa a testa. Grifone contro Pegaso. Contro cavallino. E che succede? Olle. Preso. Oh, che vuoi fare? Che vuoi fare? Togli quel piede dalla mia faccia, stronzo. Tiè. Ah, sei morto male. No, non sei morto. Ancora no. Perfetto. Niente tagli oggi, signori, perché combattimento epico. Poverino. Poverino. Ah. Che dolor. Me dei, precipitiamo? No, non è vero. Noi non precipitiamo mai perché sotto ci sarà sempre Pegaso che ci prende. O no? Non lo so, comunque è epica sta cosa. Tipo atterriamo, non ci facciamo niente. Altro che armatura di Fallout. Oh, X! Oh, l'ho premuto, ok. Perfetto. Siamo scesi, qui sotto non ci sta niente? No. Perfetto, siamo sull'isola, signori, siamo sull'isola. Che bello tempio di Lachesi. Lachesi. No, vabbè, non c'è l'accento, quindi Lachesi. Va bene, Lachesi. Va bene. Siamo sopravvissuti al combattimento epico. Pegaso non si sa che fine ha fatto. Noi abbiamo fatto fuori il cavaliere dello zodiaco viola. E l'ho inventato io adesso. E quindi niente. Siamo sull'isola. Eccoci qui. Dove dobbiamo andare? Di qua? Sì, di qua. Se vado di qua faccio l'hackab che ci sta. Perfetto.
Ci sta niente? No, ci sta, vedi che ci sta. Ne abbiamo saltato uno perché non sapevo come se ci arrivava. Però qua, vabbè, dai, dammi la piuma. Vedi? Sei bravo, bravo gioco, bravo. Perfetto. Boh, dobbiamo salire qui sopra. Sì, però qualcosa qui non mi ricordo quasi nulla. Ah, qui c'è sta un salvataggio. Comunque qui non mi ricordo quasi nulla, signori. Quest'isola per me è zero. Su God of War 1 mi ricordavo a malapena qualcosa, ma qui niente. Quindi signori, sarà tutta roba nuova anche per me. Quindi signori, il video di oggi lo finisco qui. Ditemi se vi è piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.